Uno dei compiti del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è quello di educare al rispetto e alla tutela dell'ambiente. Anche per questo motivo sono nati i centri visitatori del parco, luoghi dove in pochi passi è possibile andare alla scoperta dell'area protetta bellunese, della sua natura e dei suoi animali, e anche capire meglio il mondo che sta al di là dei confini. È il caso del centro visitatori di Piedavena, il Sasso nello Stagno. Visitare il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in un'ora o poco più. Detta così sembra l'idea di un folle, invece è una geniale intuizione. Un'intuizione che ha portato alla nascita dei centri visitatori dell'area protetta bellunese. Il primo sorse a Piedavena ed ottenne un nome simbolico, il Sasso nello Stagno. Perché gettando un sasso in uno stagno si creano onde sull'acqua, si spezza l'immutabilità, si crea movimento. Ed il movimento fisico, ma soprattutto mentale, è lo scopo del centro visitatori di Piedavena. Un movimento, un viaggio, insomma. La partenza è la macchina delle domande che porta a chiedersi perché. A ciascuno la propria risposta. Il primo passo è fatto, avanti col secondo, verso altre domande, verso altre risposte. Alcune magari banali, alcune che costringono ad una riflessione più profonda, ad una pausa. Passo dopo passo il Sasso nello Stagno racconta il parco partendo dall'acqua e dalla sabbia dei fiumi, del Piave, dalle rocce che strato dopo strato, era dopo era, hanno formato le Dolomiti così come oggi le conosciamo e ammiriamo. Le rocce sono la base sulla quale poggia il parco, che è costituito dalla flora, dalla fauna, dagli uomini che lo vivono. Per loro, qualche foto ed i numeri a raccontare le diversità e le tipicità dell'area protetta. Così minuscola se rapportata al mondo, insignificante quasi, un granello rosso che si perde alla vista. Viaggiare attraverso il Sasso nello Stagno significa anche imparare giocando, grazie ad una serie di macchine interattive e manuali che raccontano la storia delle Dolomiti e delle Alpi, la storia del parco, che spiegano l'origine della ricchezza e della rarità floristica che caratterizzano il Parco Dolomiti. Aperto la domenica e di festivi, il centro visitatori di Piedavena è visitabile gratuitamente.